Eccoci qua, ben trovati. Quarto appuntamento con l'infermiere risponde. Io sono con Francesco Paoli, la nostra eccellenza toscana, riguardo la medicazione e la cura delle lesioni cutanee. Olè, ben trovato. Ciao Francesco. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben trovati. Di cosa ci parli oggi? Quale argomento introduci? Questa settimana parleremo della medicazione. Oh, una cosa assolutamente importante per la nostra sopravvivenza. È fondamentale una corretta medicazione per la nostra integrità. Pensate che la necessità di medicare le ferite si perde fin dalla preistoria, quando gli uomini primitivi si ferivano per andare a caccia. E successivamente gli antichi romani, medicazioni con il miele, spugne, alghe con aceto, insomma, si curavano come potevano. Purtroppo le infezioni decimavano la popolazione, perché i rimedi erano questi, e fu necessaria un'ulteriore evoluzione. Ma che cos'è una medicazione? Fondamentalmente la medicazione è un atto che serve a proteggere e a stimolare i tessuti ammalati e a stimolarne la sua proliferazione fino a risolvere il problema e arrivare alla guarigione. Cioè alla ricostruzione del tessuto. Certo. Come si medica nella nostra quotidianità? Dovete sapere che perché una ferita guarisca ci devono essere delle condizioni fondamentali, ovvero che sia deterza, pulita, non sia infetta, sia a una certa temperatura, non sia troppo umida, non sia troppo asciutta. Cioè, sembra facile, invece non lo è. No, sembra facile, invece non lo è. Infatti c'è pieno il mondo di persone che tengono questo problema per 6 mesi, 1 anno, 3 anni. Personalmente vedo tante persone che non guariscono. Non guariscono perché ci sono mille motivi, tra cui anche una medicazione non appropriata. E oggi ci sono in commercio delle medicazioni che, se sapute scegliere dal professionista, si badi bene, qui non è un problema, o non sono prodotti da automedicazione, devono essere prescritte dal vostro medico, dal vostro infermiere di riferimento, dal vostro infermiere specialista. E l'utilizzo di queste medicazioni avanzate, che ne ho più una. Esatto, che sembra una cosa semplice, invece. Sembra una cosa semplice, invece questa medicazione qui ha delle caratteristiche ben precise. È conformabile, è assorbente, è impermeabile, permette lo scambio di ossigeno e anidride carbonica, e questa medicazione, studi, e come potete vedere, puoi flettere il braccio articolare senza bendaggi impegnativi che limitano la quotidianità. E con le medicazioni avanzate, appropriate, badate bene, ad ognuno la sua medicazione. Non esiste una medicazione che è per tutti o che cura tutte le ferite. La medicazione deve essere scelta e personalizzata caso per caso. Certo, certo. Si ottengono dei risultati che sono, devo dire, di soddisfazione. Bene, senti. Tu hai il sito internet che sta girando dietro a noi, ricordiamolo un po': www.francescopaoli.it. Tante mail ti arrivano, a tante stai già rispondendo, dico bene? Sì, e a quelle a cui ancora non ho risposto mi scuso, spero di farlo questo fine settimana. Va bene, Francesco, ti ringrazio tanto. www.francescopaoli.it, seguiteci sul web e su Italia 156. Ciao! Arrivederci a tutti e grazie per l'attenzione.